Oggi sono al Moto America. Sono venuto qua al Moto America dell'Alabama, al Barber Motorsport Circuit. Allora, qua ci sono le ombrelline. Gather up, ladies. We have a new hair color. We do. Guarda le 125 della Aprilia. Allora, sono al paddock di Aprilia. Gipponi americani, guarda sti bestioli, guarda come sono grandi, sanno anche il gradino, se non lo sai resti vista. Qua è della Coca-Cola, sponsorizzato, guarda dove sono io, più alto anche del cappello. Ecco, questa era la Lincoln, non era male, l'avevo presa in California, non era male. Poi questi sono i miei mezzi, mi piacciono le moglie di mangiata, bisogna aprire il paddock con queste top. Oggi c'è la finale della Coppa America, è il nostro connazionale Danilo Petrucci, che è l'unico italiano che corre, può anche portarci a casa la Coppa oggi, anche se è un po' indietro coi punti, ma ce la può ancora fare. Allora adesso sto facendo un giro per il paddock, oggi vi faccio vedere un po' il paddock, un po' la gente che c'è qua. Oggi mi sono messo anche il cappello da cowboy, l'ho comprato ieri, usato proprio per questo evento. Adesso andiamo a cercare dove sono le ombrelline. Ancora vorresti te in casa uno così, con le marce te lo porti in giro, un pochino da scooter come quello dietro, guarda come c'è la ragazzina là. Top. Nel fatto vedi che i mezzi che girano qua, ci sono tutti quei mezzi che ci piacciono a noi, guarda come quelli, guarda come quelle con le motorette, vedi, guarda come girano questi diversi. Non so, sono gli scooterini di mezzo, cioè, guarda come sta qui, figa, gli ha tirato giù l'ammortizzatore. Guarda come fa i cani, poi sono anche pagati magari. Ecco, poi oggi incontriamo il nostro connazionale Danilo Petrucci, vediamo che è carico per la gara, speriamo che Ducati riesca a fare qualcosa anche negli Stati Uniti d'America. Adesso sono in pit lane, allora, il circuito è bello, guarda com'è, c'è un rettilineo fino a là, poi dopo scollina va giù, sarebbe bello da vedere qua la partenza, però dove sono io là in fondo, dove ci sono tutti quelli lì accampati, ne riesci a vedere quasi tutto, ma invece cosa vedresti? Questo è il rettilineo di partenza, arrivi fino a là e poi c'è lo scollinamento. Il bello comunque lo vedi di là, dall'altra parte, dove sono anche io, perché là vedi quasi tutto il circuito, poi c'è anche il mega schermo. Ma qua non riuscireste a vedere niente, qua cosa c'è? C'è il paddock, dove c'è la gente che adesso è aperto dalle 11 fino alle 11.40, aperto. Poi alle 1 deve esserci la gara, secondo me, di Supersport, e alle 2 c'è la gara, questa qua la finale di Superbike, gara 2, e poi vado via perché... non resto qua, ma non sai quelle prove con altre fighe non ne ho viste, quindi a parte questo non è che c'è tanto da narrare. Stoppi? No. Ma adesso dovrebbe partire il secondo passeggero. Quick description, how it was? Great? Good experience? How was the experience? Sorry? Oh, it was fantastic. Alright. You just scared about? No. A little bit at first. Where? The corner over there? Honestly, on the chicane? Alright. That was cool, eh? Yeah. Alright. Adesso parte il secondo. Lo vedo già che guarda com'è rosso, già si sta cagando in mano, guarda la faccia. Bellissimo. 3, 2, 1. Mettendo sul lancio. Wow.
I've talked to many champions, and you've said it as well. You're not going to be. Does he want me to pass or not? But then I didn't pass him because, like, why would I anyways? Yeah, finished for, second, and I got the title. Well, you did exactly what you had to do. You played the game plan out beautifully. How do you dig deep after a problem like yesterday when you know you had the speed, but you had that that clutch issue to not let it get to you? Just put your head down. You get in there in a big group and you can end up with a lot of people kind of doing things a lot of ways. It's kind of hard to make some adjustments sometimes. If you're way up the inside and you make a small mistake, there's a lot of... Circle and find out how that race went.